Dove è? Anna. Agilità tipica di questa specie, che normalmente però appunto vive in gruppo, quindi ora vi trovate un animale qui volato singolarmente, ma in natura dovete immaginare che queste poiane volano in gruppi di 7-8 e cacciano tutti un'unica preda, esattamente come fanno i leoni. Di questo tipo di caccia è l'unico di questa specie, originaria appunto del centro del Sud America. Queste poiane sono state riprodotte in cattività da noi, abbiamo la coppia che si riproduce da anni. E sono degli animali molto molto interessanti proprio per questa loro grande capacità collaborativa di socializzazione. Questo è un maschio, i maschi sono sempre più piccoli delle femmine, non solo le poiane ma in tutte le famiglie di rapace, addirittura un terzo più piccoli, e i maschi sono un terzo più piccoli delle femmine, per questo vengono chiamati terzuoli, mentre le femmine falconi, soprattutto nell'ambito dei falconi forme delle proprie, che vi mostreremo successivamente. C'è da dire che questi animali non si affezionano a noi. Sono animali che mantengono intatto e inalterato il loro istinto selvatico. Sono quindi educati a collaborare con noi in perfetta armonia e non sono in nessun modo sottomessi o corteggiati, perché per loro il meccanismo di sottomissione non è contemplato a livello biologico, non esiste. Se pensate a tutti gli animali che l'uomo ha gestito nel corso dei secoli, sono tutti animali più o meno gerarchici. Basti pensare al cane o al cavallo, animali che in natura vivrebbero in gruppo, una gerarchia ben definita e quindi con un capobranco.